Oggi vediamo come fare la pulizia dei filtri del purificatore d'aria. Io ho un Winix che mi elimina anche le VOC, quindi i profumi, avendo la MCS, e ogni 2 settimane si deve fare la pulizia con l'aspirapolvere. Andiamo a vedere tutte le parti. Mettiamo l'accessorio alla nostra aspirapolvere e la facciamo partire. Dopo aver pulito le prese d'aria qui sopra e ai lati, andiamo ad aprire la porta che ha i filtri. Passiamo l'aspirapolvere anche qui dentro. Ora andiamo a pulire il primo filtro, questo. Poi abbiamo il filtro a carboni attivi e il filtro EPA. Ci sono 3 filtri. Partiamo dal primo. Pulizia che va fatta ogni 2 settimane, poi possiamo passare a delle pulizie più profonde, pulendo ogni 6 mesi/1 anno questa velina, che con i fumi della cucina, comunque quelli di casa, potrebbe anche ingrassarsi, quindi la andiamo a pulire con una pezza bagnata. Per quanto riguarda invece il filtro a carboni attivi, ogni qualche 3-6 mesi potete metterlo al sole per un paio d'ore in modo che si sterilizza. Non lo andate a lavare, se no si rovina. Poi, quando c'è bisogno di cambiarlo, andate a comprare il kit per la sostituzione del filtro. Filtro EPA di solito non si cambia, ma il kit comprende anche quello, quindi una volta che cambiate, cambiate tutto. E questa è la maniera per mantenere sempre in ottime condizioni e perfettamente funzionante il vostro purificatore d'aria. Lo andiamo a rimontare. Ed eccolo pronto per purificare la nostra aria.